Siamo a bordo della grande Punto Abarth con il nostro amico David. Ciao. Allora, già iniziano a sudarmi le mani, eh? Sul canale vi portiamo spesso auto di grosso calibro, però questa volta per gli appassionati Abarth la merce, diciamo, inizia a scottare. Mi sono un attimo sbizzarrito cercando di mettere su questa macchina quello che io reputavo buono e affidabile e orgasmico per questo chassis. Quindi abbiamo messo sotto motore, abbiamo fatto dei lavori importanti a livello di meccanica, quindi pistoni stampati, BL ad H rovescio, assi a cam profilo corsa, colombe bariani, lavorato molto sulle fluidodinamiche a livello di testata, collettore aspirazione, collettore scarico, turbo compressore generoso. E poi dopo l'elenco è abbastanza lungo. È abbastanza lungo. E poi la cosa bella è che questi lavori li hai fatti tutti tu. Quindi non sì. È male, no? Come sì, cioè, più sì, tuo sì. Di così non si può. È passione che nasce dall'idea e poi dopo manualmente abbiamo e ho portato fine a questo progetto che mi ha coinvolto per circa un anno. Sin dai primi metri non è che venite avvolti dalla classica macchina tutto motore, ok? Qui ancora prima del motore c'è il lavoro che stavo fatto prima di tutto sugli interni, perché innanzitutto i sedili o le cinture a quattro punti è la prima cosa che vedete. Poi la posizione è bassa, cioè rispetto alla 500 sì, è molto più bassa. È molto più bassa. Avete questo cambio che vabbè è la fine del mondo. Questa è la chicca. Dopo torniamo a parlare di lui. E un ottimo volante a calice per avere la posizione di guida perfetta. E poi, dopo tutte queste cose, c'è lui, il T-Jet. Eh già. Iniziamo a fare già un polverone. L'assetto, come cavolo sta in strada questa macchina? Il B-Sten, mi dicevi, B24? Esatto, B24 è stato fatto poi stravolto da RD Suspension di Pistoia. Ha fatto un lavoro certosino a livello di meccanica sospensione per cercare di agevolare l'escursione e la frenata dello stelo ammortizzatore, quindi è molto più stabile come corsa la sospensione. È abbastanza duro, però non è, diciamo, quel duro che prendi una buca, come diceva anche Matteo sullo scorso video, e vai dritto. Qui copia esattamente tutte le asperità della strada, mamma mia come viene. La turbina è una 2860, giusto? Esatto, una GTX 2860R Gen 2. È veramente una bomba su questi motori. Sì, decisamente. C'è un compressore dedicato con anti-surge e una R di 0,49 per dargli più spool e quindi c'hai molto più spinta sia dai bassi. Ma una cosa non abbiamo detto, no? Quanti cavalli sviluppa tutto ciò? Attualmente in full boost a 2 bar stiamo sui 420-423 all'incirca. Vi rendete conto di che vi abbiamo portato? Ovviamente con tutta questa cavalleria dobbiamo stare super attenti a aprire ovviamente a metà curva oppure a fare un attimino gli stupidini, perché questa qui vi insegna. Non perdona. Poi, per quanto riguarda i controlli, a parte il classico ASR off, tu hai aggiunto ancora un altro pulsante per staccare ulteriormente i controlli, giusto? Esatto, abbiamo un bottone che va a inibire l'alimentazione sulle centraline di ASR e ESP, quindi abbiamo tutti i controlli off per avere la guida nuda e cruda come piace a noi, insomma, ecco. In questo modo lo eliminiamo del tutto, l'intervento dell'ESP. E in pista ovviamente è d'obbligo, sì. Mi ricorda molto la guida vecchia scuola questa macchina. Un bel po' di turbo lag sotto, però quando inizia a tirare ora che vi abbiamo dato un'infarinatura generale iniziamo a sviscerare punto per punto questa macchina, perché
se lo merita. Partiamo dallo sterzo. Allora, lo sterzo, mi hai detto tu che non hai toccato nulla, no? Quindi cremagliera, tutti, è tutto originale. Esatto. Hai cambiato semplicemente volante, volante a calice. Esatto. Sotto però mi ha detto che questa macchina è tutto su Powerflex, giusto? Esatto, abbiamo messo Powerflex neri e più dove duri. Esatto, più duri. E Uniball sui tre pezzi, quindi rigidità massima. Una lama, cioè impostate la traiettoria con la mente e la macchina vi segue, è una cosa pazzesca. È l'opposto di tante macchine che si trovano in giro che sono tutto motore. Qui, prima del motore, come ho già detto, c'è la tecnica, e questa è la cosa secondo me migliore da fare. Prima si fa stare la macchina in strada e poi si passa al motore. Anche perché nell'immaginario collettivo 400 cavalli su una punto sono tanti, però oggettivamente li scarica bene, vero? Sì, guarda, differenziale due bloccanti, abbiamo fatto delle modifiche per bloccarlo al 40%, quindi dare più trazione, evitare pattinamenti inutili, e anche le gomme ci aiutano in questo con le semi-slick di Michelin, Pirelli Pilot Sport Cup 2, aiutano molto in questo senso. Che è impressionante, perché non sembra veramente una trazione anteriore, sembra posteriore, no, perché il culetto, benché è veramente saldo, non esce, cioè segue perfettamente la traiettoria, non si scompone mai. Ora non so, in pista, in una guida un pochino più cattiva, come lo senti tu? Va messo veramente in crisi per fartelo perdere, però ci sta, è stabile per adesso. L'anteriore è perfetto, ovviamente quando si parla di Powerflex non si sbaglia mai. E poi il motore. Questa macchina, ricordiamo, fa 8200 giri, è una motocicletta praticamente. Sentite come suona poi. Il segreto è farla stare un pochino su di giri, vero? Già, sì, dai 4 in su, diciamo che lavora bene il turbo. Sentite che ignoranza. Mamma mia. Le emozioni che vi fa provare una macchina del genere, secondo me, vanno oltre a quello che uno magari, spendendo molto di più, può ritrovare magari su una macchina moderna, no? Perché questa, per carità, non sarà vecchissima, però non è nemmeno nuova, il tempo passa per tutti, no? Già, già. Questa che anno è? Questa è un 2007, fine 2007, quindi punto prima serie. Hai fatto un lavoro pazzesco, io. Grazie. Mi mancano davvero le parole, perché una macchina così ben cucita addosso, lo sterzo, quindi l'abbiamo visto, è direttissimo, voi girate anche di un millimetro lo sterzo e la macchina va esattamente dove volete voi. E poi, che ci dici di questo bambino? Questa qua, la leva cambio CA e il leverismo è fantastico, è veramente, accorcia l'escursione della leva delle marce e aiuta molto nella cambiata, e eccolo, ti dà il feedback che cercavi. Ora, io non so se riescono a rendersi conto, ma questo cambio, una piccola escursione e cambiate marcia, praticamente non c'è gioco, nulla, le cambiate sono perfette. Ovviamente, essendo anteriore, c'ha lo stesso feedback del coupé, ovvero il musetto lo perdi un pochetto, eh? Però diciamo che non è un difetto, no? Possiamo più dire che è una peculiarità. Sì, mettiamola così. Dimmi se mi sbaglio, questo cambio aveva, mi ricordo, i cuscinetti che non erano sferici, vero? Erano conici. Bravo, cuscinetti conici, che erano il punto debole di questo gruppo cambio, infatti. E abbiamo modificato anche quelli per avere più resistenza e più resistenza appunto alla torsione dovuta dalla potenza che si fa sentire. Perché molti, almeno sui forum, lo levavano proprio, anche quando aumentavano di poco la cavalleria. Bravo. E invece tu comunque sei riuscito a farlo. Esatto, abbiamo lasciato, e grazie a Tecnotrasmissioni di Bologna abbiamo fatto un lavoro certosino per cercare di aiutare questo cambio nei punti dove va in sofferenza, e avendo delle piastre di rinforzo all'interno degli assi, sia primario che secondario. Ovviamente frizione in rame. Sì. Con parastrappi, mi dicevi. Con parastrappi, sì, abbiamo fatto una scelta un po' azzardata, seguito anche da altri esperti come Tiziano di Protoxide, ma consigliato in questa frizione, devo dire che sta ripagando la scelta.
e va veramente forte. Ti dirò, rispetto alla frizione in rame, questa secondo me la può guidare anche mia madre, perché non è estremamente nervosa. È una bella frizione, si guida tranquillamente, e poi sì, ovviamente regge carichi così grossi, quindi ottima scelta. Però la cosa che a me mi fa strano davvero è come la scarica, perché io te lo giuro, ho provato auto molto meno potenti di questa, 200-220 cavalli, oh, non c'era modo di farla andare, sgommavano un casino, poi ovviamente stavi sempre lì. Qui invece di strada ne fa tantissima, ragazzi, 420 cavalli di cui stiamo parlando, eppure la scarica, eppure bene. Sì, è controllata abbastanza bene nei limiti del possibile, logicamente la trasmissione va sempre in crisi, però cerchiamo di limitare un attimo i danni, ecco. Il differenziale autobloccante, questo è pazzesco, eh? Sì, è veramente pazzesco. Fa un lavorone, diciamo, è un Prometeo di cui, come dicevo prima, abbiamo modificato i carichi e ha un bloccaggio adesso che si attesta intorno al 40%, 42%, e aiuta molto nello scaricare a terra i cavalli, ecco. Anche come eroga il motore, sicuramente sotto, anche essendo di piccola cilindrata, non è che ci possiamo aspettare coppia da diesel. No, no, la coppia è limitata anche in virtù appunto della potenza, perché andiamo a fare mettere in crisi davvero la trasmissione, perché siamo adesso limitata sui 420 Nm, quindi siamo al limite della sopportazione per questo M32, che anche se rivisto e modificato purtroppo va in sofferenza con questa coppia, però diciamo che se la cava egregiamente. La cosa che mi ha sorpreso è che tu hai lasciato comunque il 6 marce. Sì, poteva essere un errore perché preferivo all'inizio il 5 marce, però alla fine ho optato per lasciare il 6 marce, poi in un futuro chissà. Quindi abbiamo detto lato trasmissione, frizione, tenuta di strada, che tra l'altro c'è da fare un altro appunto, oltre ad avere tutto su Powerflex e su Uniball, hai anche, diciamo, barre duomi anche all'interno della macchina. Sì. E anche il telaio, mi dicevi che era stato potenziato, irrigidito. Sì, per appunto per evitare lo sforzo torsionale abbiamo messo due barre di rinforzo all'avantreno di DNA sulla parte inferiore della culla a motore, e nel posteriore abbiamo sul barra duomi superiore, sempre DNA, il top mount con tiranti, quindi per aiutare un attimo a sopportare i carichi. C'è anche i freni, sono ottimi. Mi dicevi 305? Sì, 305 all'avantreno, Brembo, ecco, flottante, quindi derivazione 500 assetto corse, quindi un disco non tanto generoso, però funzionale per quello che serve a me adesso, in attesa che arrivi il 330 sempre con campane Nergal e potenziato a dovere, insomma, con pompa freno e pinze a 6 pompanti. Ok. Sempre rimanendo sul 305, sì, mi sembra un ottimo impianto. Io sì, non so se in pista magari lo senti un pochino al limite. Va bene, va forte, va in sofferenza quando scaldi e fai diversi turni consecutivi. Ok. Con 2, 3, 4 turni a fila comincia ad andare un po' in sofferenza, ma è impercettibile il fading che si ha ancora. Questo è aiutato anche dal fatto che abbiamo messo un olio RBF 700 di Motul e pasticche freno di S3500 di Ferrari. Il bello di essere in macchina con il proprietario è che la mole di informazioni è praticamente infinita, poi soprattutto se il lavoro l'hai fatto tu. E adesso passiamo alla parte più saliente, no? Più succosa, soprattutto tante persone amano i tecnicismi. Adesso parliamo un attimino di motore, quindi motore forgiato, motore che è stato aperto tutto, esatto, le cose originali via, e abbiamo messo roba interessante tipo pistoni CPS, tipo BL della ZRP. Esatto. Più o meno l'elaborazione che ho sul coupé, più o meno, ovviamente qui abbiamo iniettori molto più grossi, una turbina che è, vabbè, 2860, sì, sì, chi sì, la conosce sa la bontà, sì, di questa turbina. È generosa, sì. E appunto il limite adesso al momento era gli iniettori, dato che avevo dei 600cc, ma avendo superato la soglia di 350 cavalli, 360 cavalli su banco frenato, andavano in sofferenza, quindi abbiamo dovuto cambiarli, mettere dei Bosch 1000cc con punta molto più stretta,
fatte le dovute modifiche alla gestione Motronic e cambiato l'intake, mettendo un intake siliconico di Orra molto più generoso. E una volta fatti questi tre accorgimenti, su banco ha dato un riscontro positivo, dato che appunto le potenze sono sui 422 cavalli. E tu sei soddisfatto di questo risultato? Sì, tanto, è una bella conquista, è un orgoglio per me, è sempre migliorabile, però mi accontento, insomma, è gestibilissima così, e quindi vi direi che come potenze diciamo che ci siamo, ecco. Una domanda che può sembrare stupida, ma forse non lo è. Secondo te, adesso come adesso, un appunto con 420 cavalli è al limite oppure potrebbe ancora dare? Diciamo che siamo vicini al limite, ecco, per come la vedo io, potenze astronomiche su questa macchina, su tante altre macchine, diciamo che non sono fruibili. Però al limite non c'è mai fine, insomma, ecco. Beh sì, dai, se vogliamo una macchina che sgomma e basta, esatto, ce esatto. La possiamo portare. Poi aspirazione Rameir. Esatto, aspirazione ho filtro Rameir e l'intake tutto siliconico dal paraurti, dove pesca aria dalla zona Fendi fino alla turbina, è Orra Racing di Napoli. Ok, molto carino il fatto che hai bucato il Fendi per fare entrare l'aria. È funzionale. Bello, diciamo. Funzionale, ecco, soprattutto racing. Esteticamente quasi non si vede niente. E poi scarico tutto diretto con collettori 4 in 1. Esatto, collettori AR Fabrication, scarico MS Motorsport, tutto diretto tranne il silenziatore, che è appunto silenziato per contenere un attimo le contropressioni. E wastegate interna? Wastegate interna, esatto. Quindi sempre per una questione sempre sonora, esatto. Okay. Però diciamo che ci stiamo nei range, quindi abbiamo lasciato la wastegate interna. Al momento va più che bene. Dal primo secondo che sono salito mi è piaciuta tantissimo, perché te la senti veramente cucita addosso. Anche questi sedili, la strada, le gomme, cioè è tutto un insieme di cose che rendono la guida pazzesca. Ovvio, è sempre un po' complicato salire a bordo di auto che non sono tue, che non le conosci, e provare a dare un giudizio. A me questa fa impazzire. La centralina, mi dicevi che era, cioè, è la sua. Esatto, la centralina fisicamente è sempre la Motronic di Marelli, però grazie a RaceJet Nico mi ha aiutato per la gestione su banco frenato appunto di questa centralina. E ha fatto un lavoro eccelso, veramente gestendo gli iniettori, che erano veramente molto spinosi, e facendo una mappa cucita a dovere per limitare appunto la coppia e per sfruttare al massimo la potenza erogabile. Ad esempio sul mio coupé, oltre, cioè c'è un limite della centralina, oltre 300 cavalli non può andare, e quindi magari devi montare una DD a fast o una cosa del genere. Qui ovviamente, essendo su una macchina molto più recente, non ha tutti questi grandi limiti, non ha centralina. Esatto, diciamo che nonostante sia una centralina stock, tra virgolette, è gestibilissima, e appunto RaceJet ha fatto un lavoro eccelso per sincronizzare tutti gli elementi che erano in ballo, e non era facile. Ma come suona, signori? Boh, io non è che ovviamente piace tirare le auto degli altri a giri estremi, no? Però già intorno ai 6.000, 7.000, il limitatore 8.2, vi ricordo? Sentite che sound di... Poi le cinture così, quattro punti, sono... Guarda, è veramente come l'avrei fatta io. Abbiamo gli stessi gusti, allora, Abbiamo dai. Gli stessi gusti, sì. È davvero complicato descriverla, perché prima di tutto è una delle poche macchine over 400 che ho mai guidato in vita mia. Le altre erano tutte magari vecchia scuola o troppo nuove per avere questo feedback. Diciamo che una macchina non è che più la paghi, più ti diverte. Io ho guidato magari Ferrari, Porsche over 400 perfette per fare il tempone, però così perfette che magari non ti lasciano, no? quel brio. Già, è vero, condivido appieno. Quello che cerco io personalmente, come penso anche tu, è quello che la macchina ci restituisce come sensazioni, come emozioni, come feedback di guida. E diciamo che questa mi ha un attimo coinvolta, mi sono lasciato un attimo prendere la mano, ecco. Diciamo che a me piace definire una macchina bella una macchina che ha un'anima, ok? Una persona perfettina non piace a nessuno. È per quello che una macchina perfettina a me, ad esempio, non piace, e preferirei magari una macchina ben preparata,
da pochi euro piuttosto che una supercar perfetta che magari sì, fa il tempone in pista, però torni a casa con poco. Un consiglio che mi sento, e penso che è una cosa che condividiamo, di dirlo a chi segue Officina del Pilota, ai ragazzi soprattutto più giovani: le elaborazioni costano, quindi prima di pensare a elaborare una macchina per bene, magari pensate su quello che volete fare e soprattutto dove volete arrivare, senza farvi male, perché spendere tutto su un motore e lasciare indietro le parti più essenziali, che sono i freni, l'assetto, è pericoloso. Sì. E io mi sento di dirlo perché sono il primo, io cioè, come ho solo motore, niente freni, sì, ho un assetto, ma il resto è così. Ma perché, vabbè, ero piccolo quando l'ho fatto, cioè il coupé l'ho preso a 20 anni, piano piano, e mo cercheremo di adeguarlo. Spero che la macchina vi sia piaciuta, perché a me ha fatto semplicemente impazzire. Ti ringrazio, Davide, per questa opportunità, che grazie a voi, veramente grazie, mi è scaldato il cuore con questa macchina, con tutti questi tecnicismi. Ricordate di iscrivervi al canale, di mettere like e soprattutto di lasciare un bel commento, perché il gruppo Abarth è un gruppo di fan pazzesco, penso uno dei più grandi e più sinceri. Quindi se avete magari qualche consiglio, no, qualche dubbio su questa macchina, e volete qualche consiglio da parte di Davide, io sono sicuro che tu volentieri sarai in grado di rispondere a tutti, anche perché volentieri, ripeto, la macchina l'hai fatta tu, quindi chi meglio di te la può fare. Quindi lasciate commenti, fate domande, fate tutto quello che volete, perché sono convinto che una macchina più incazzata di questa e più messa bene di questa non si può trovare. Io purtroppo l'outro non lo posso fare per chiudere il coso, perché non ci arrivo, queste cinture sono uno spettacolo, ma vi lasciano super avvolti, quindi ecco, fate finta che l'ho fatto, anzi lo facciamo con Final Cut. Ciao belli!